Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con Supercalcio. Oggi saremo qui per parlare di Ribéry che è andato alla Fiorentina. Io penso che questo francese ex Manchester United, che alla fine l'ha pagata a zero la Fiorentina perché era svincolato, quindi ha approfittato la chance che ha avuto di mercato la Fiorentina, si è preso Ribéry che comunque fa la differenza in campo e quindi si prende questo giocatore eccezionale a zero perché cioè, alla fine ha soltanto fatto il contratto a Ribéry. Lui ha detto sì, è venuto in Italia oggi, cioè già da qualche giorno che si, da qualche settimana che si tratta. Poi qualche 3-4 giorni fa è arrivato il boom che Ribéry poteva davvero arrivare. Infatti oggi è arrivato in Italia e sono felice comunque perché veramente ora il calcio italiano può tornare a grandi livelli contando su giovani, tipo l'Inter ha preso Lukaku che comunque non è vecchio, ha 26 anni. Poi l'Italia ha preso De Ligt forte che ha 19 anni, 20, una cosa del genere, c'è Ronaldo. A Ribéry appunto, quindi il calcio italiano sta tornando ad alti livelli. Poi Ribéry appunto è un giocatore che ti fa la differenza in campo e se la Fiorentina non arriva almeno un diecesima, cioè io me ne vado, cioè perché sta facendo un buon mercato con Babacar, Ribéry appunto, Pollirola. Penso che sia un mercato, non dico ad Europa League, perché vedo addirittura Cagliari e Sampdoria più forti, poi specialmente se andiamo a vedere le rose del Torino, della Lazio, del Milan, dell'Inter, dell'Atalanta, sono comunque maggiormente più forti di quelle della Fiorentina. Infatti ancora ho fatto il pronostico che ovviamente un po' è cambiato anche dall'arrivo di Balotelli, anche se non ho fatto un video, dovete scusarmi. Penso che si invertono Brescia e Lecce, ma non più di così. Penso che il Brescia 16esimo, Lecce 17esimo, alla fine penso che raggiungeranno tutte e due la salvezza. La Fiorentina comunque la lascio là perché è vero che Ribéry è un giocatore che in campo può farti la differenza, che fa la differenza in campo, però voglio dire, come tutti sappiamo, non è che cioè, hai un giocatore forte e ti ha fatto la differenza. Sto contando per la Fiorentina che hanno preso un fantastico giocatore svincolato, che però viene da una stagione fantastica, buona con il Manchester United, con il Manchester United, con il Bayern Monaco, scusate. Quindi ha fatto una buona stagione, buon acquisto di mercato, specialmente se lo prendi a prezzo di zero. Però voglio dire, non è che prendi un giocatore ad alti livelli e ti ha fatto la differenza, ti ha vinto tutte le partite. No, perché comunque non è che è anche perché gli altri lo devono aiutare della squadra, e anche perché comunque se trovi la Juve che ha giocatori come Rabiot, ho preso quest'anno Ronaldo, che comunque è sempre Ronaldo, poi lo ha coso. De Ligt, oppure come a Buffon come portiere sostituto, come secondo portiere, cioè Szczęsny che è forte, ma soprattutto Buffon come secondo portiere. Anche per questo ho messo la Juve prima nel mio pronostico, poi trovi squadre come il Napoli che è arrivato Lozano, che potrei fare anche un video in questi giorni. Poi troviamo, che ne so, l'Inter, che stavolta sì che viene dal Manchester United, Lukaku, deve arrivare Sanchez, a quanto pare che comunque penso che arriverà Sanchez all'Inter. Quindi buon acquisto di mercato, acquisto che
dal tredicesimo al decimo posto li farà arrivare la Fiorentina. Detto questo, noi ci salutiamo qua e ci vediamo in un prossimo video con Supercalcio.